Per questa puntata di Viaggio Molise siamo al Teatro Savoia di Campobasso per l'apertura delle celebrazioni per i 60 anni della regione. Questa sera si terrà la manifestazione inaugurale delle celebrazioni, quindi nel corso della serata si esibirà l'Orchestra Sinfonica del Molise. Inoltre è previsto un talk tra giovani molisani sul tema restare o partire. Partirà la serata, partirà il tutto con l'Alza Bandiera, era l'inno nazionale e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza, i sindaci ovviamente in prima fila e tutte le cariche politiche, religiose e militari della regione. Restate con noi. Inizio delle celebrazioni per i 60 anni della Regione Molise stasera con una serie di eventi qui al Teatro Savoia e poi un concerto dell'Orchestra del Molise. Beh, intanto la conquista di 60 anni fa, ringraziamo la delegazione parlamentare, conquista non reversibile, diciamo subito. E poi abbiamo accettato la sfida, quest'anno abbiamo ben volentieri rinunciato ai formalismi, ci saranno più appuntamenti dentro i quali ci sarà la possibilità di confrontarsi, penso all'evento che ci sarà a Isernia dove tratteremo l'innovazione e la ricerca, al mondo della scuola, a Termoli con le attività produttive, altri eventi tipo quello che ci sarà il 18 di luglio con la banda della polizia. E tutti questi eventi costituiranno del materiale che poi verrà messo insieme e costituirà, io spero, i punti di riferimento per i vari livelli istituzionali e perché no, per i cittadini, per confrontarsi fra quello che si è fatto di anno in anno, quindi trasformiamo l'evento celebrativo in un evento di verifica nelle mani dei cittadini. Stasera qui festeggiamo l'autonomia del Molise, però in questo periodo si parla di autonomia differenziata e qualcuno dice che invece sarà la morte del Molise. Beh, insomma, quando poi diventa terreno di scontro politico è difficile capire la verità. Mi rendo perfettamente conto che da parte di alcuni questo viene utilizzato come, diciamo, tema di scontro politico. Io però non dispererei, nel senso che noi sappiamo tutti quanti problemi ha la nostra regione, soprattutto sotto il profilo strutturale, e pensiamo di ribaltare questa situazione e farci garantire dire ciò che non siamo riusciti ad avere magari nei primi 60 anni di storia. Cioè, per esempio? Tutto ciò che oggi manca, a cominciare da una sanità efficiente per la quale servono risorse e uomini, alle infrastrutture per le quali più volte abbiamo progettato di fare l'autostrada e per la quale il progetto è rimasto nel limbo. Beh, queste cose se costituiscono lo standard per tutte le regioni non capisco perché non debbano esserlo per la nostra regione. Inizio delle celebrazioni per i 60 anni della Regione Molise, che in un periodo in cui si parla tanto di autonomia differenziata assume dei significati contrastanti forse? No, non credo. Intanto noi dobbiamo preservare la nostra autonomia, perché il Molise è una terra che ha tutto, ha il mare, ha un grande sviluppo turistico, ha dei luoghi bellissimi da visitare, quindi intanto dobbiamo conservare e rafforzare le nostre potenzialità in una terra che sta riscoprendo anche la gioia di accogliere tanti nuovi turisti che arrivano ogni giorno. Molto sta facendo la regione insieme al governo per quanto riguarda l'aspetto della sanità. Sono arrivate importanti risorse che serviranno a potenziare, e lo stiamo già facendo, i nostri ospedali,
c'è da lavorare dopo l'estate per un grande piano infrastrutturale. Insomma, le premesse secondo me sono buone, non dobbiamo però noi molisani abbatterci. Siamo un grande popolo, gente che si è sempre rimboccata le maniche, continueremo a farlo, e la politica nazionale, la delegazione parlamentare e la regione sarà a fianco dei molisani. Le celebrazioni per i 60 anni della Regione Molise, ci sono ancora tante cose da fare, ci sono cose che sono state fatte. E come vediamo questa nostra autonomia, soprattutto in questo periodo in cui si parla tanto di autonomia differenziata? Oggi è un momento importante, è un momento in cui si ricorda la fondazione della Regione Molise, sono passati ormai 60 anni da quando la Regione Molise è diventata autonoma rispetto alla Regione Abruzzo. E noi crediamo fortemente in questa autonomia, vogliamo che sia assolutamente ricordati, che vengano ricordati tutti gli sforzi che i nostri corregionali tanti anni fa hanno fatto per poter arrivare a questo importantissimo risultato. E l'autonomia differenziata, se ne parla tanto, è stato un disegno di legge che è stato approvato alla Camera dei Deputati in seconda lettura dopo essere stato approvato al Senato della Repubblica, ma l'autonomia differenziata rispetta e garantisce i LEP per ogni singola regione, questa è la priorità assoluta, e tutto ciò è avvenuto grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia presentato al Senato. Il relatore è stato il senatore Costanzo Della Porta, quindi noi abbiamo dato massima attenzione affinché vengano mantenute tutte quelle priorità e requisiti fondamentali affinché la Regione Molise possa conservare, anzi implementare assolutamente tutto quello che in qualche modo può consentire alla nostra regione di svilupparsi. Quindi passiamo da una politica di assistenzialismo regionale ad una politica meritocratica che garantisca assolutamente i LEP, ma che in qualche modo possa far sì che ci siano delle migliorie importanti per la nostra regione.